Napoli in questo momento non ha emergenze particolari, ha delle domande di bisogni che sono molto forti. Sono le domande del sociale, le domande degli asili nido, le domande di sicurezza, le domande di lavoro. Noi partiamo da un dato in crescita in questi anni degli asili nido della nostra città, dell'investimento sulla scuola attraverso l'assunzione di ben 380 maestre. Abbiamo chiesto al governo di ulteriormente consentirci di assumere altre educatrici e altre maestre. Siamo impegnati ad aprire ulteriori asili nido e anche a spingere perché alcune rigidità normative, amministrative che non riguardano il comune di Napoli cessino, perché alcune sofferenze sugli asili nido sono dovute al fatto che attraverso i fondi PAC per la coesione si è presa una strada molto più difficoltosa, a nostro avviso, che quella di suddividere sulle municipalità e accentrare molto nelle mani di alcune persone questa gestione. Io credo che il Comune darà come sempre il suo contributo e anche sulla scuola e gli asili nido non mancheremo nei prossimi 5 anni di aprirli e non chiuderli, fermo restando che i bambini e i giovani della nostra città sono talmente tanti che avremmo bisogno di ben altri quadri normativi e finanziari per poter intervenire. Ricordiamoci che ancora tutt'oggi il governo non ci consente di assumere e non ci consente, qualora una maestra si dovesse ammalare o qualora ci sta un surplus di esigenze di bambini, di poter far lavorare in una scuola una precaria o piuttosto una maestra. Questa è una cosa molto grave e quindi questa è la nostra lotta e ci auguriamo che si comprendano da parte di chi ha un'esigenza non presunta ma vera di sostenere i bisogni dei nostri bambini, ci sostenga in questa battaglia, perché è una battaglia di civiltà in cui il Comune di Napoli è in prima linea.